bentornati ragazzi. Quarta puntata, è qua, wow. Piatto ricco micificco, sì. Tra l'altro ho visto che in archivio ci sono già altri, sì. 42 video, quindi insomma... Che li sbirciati. Sono voluto venire preparato, che di solito mi nascondi sempre le giocate, i protagonisti, volevo essere un pochino più sul pezzo per non fare poi brutta figura con gli amici che ci seguono. Sì, fai bene, però sei stato troppo furbo per i miei gusti. Ah. Andiamo? Vai. Vai. Cosa c'è nel menù di oggi? Giorgio Martinelli, 21 anni, Brescia. Freestyler, attenzione. Vediamo se ci stupisce. Apriamo le danze con Giorgio Martinelli, 21 anni, bresciano, studente, ama la musica, la natura, la montagna, ovviamente il calcio freestyle, come ci sta dimostrando, con questi palleggi proprio casalinghi. Ti ha stupito? Eh beh sì, devo dirti la verità, peschi sempre e vai sempre ad organizzare comunque personaggi, giocatori interessanti. Bella poi in casa, col divano, clima familiare, mi piace. Piace. Andiamo avanti. È freestyler, sì, ha 15 anni, ma fa una cosa un po' più particolare. Ah, sono curioso allora, anche che 15 anni, insomma. 15 anni, ha ampi margini di miglioramento. Vediamo. Giuseppe Cardiello, 15 anni, da Teggiano, provincia di Salerno, innamorato del calcio freestyle, lo vediamo danzare sul pallone, poi la rabona, il tacco e la palla che finisce là, nel cestino. Strike. Hai ragione, quasi danzava sul pallone, beh, una guarda, specie di balletto, un ballerino. Ma stai imparando qualcosa? Qualche giocare? Io? Non ti preoccupare. Non mi fai vedere qualcosa. Sì, prossima puntata. Qua saliamo di livello. Ah beh, ho visto. Qua professionista, sì. Giocatore vero, Serie A, top player. Qui se non mi fa un gol o in rovesciata bendato o di tacco me ne vado. Te lo dico perché qua voglio... L'hai presa. Speriamo. L'hai presa. Ci ho preso? Andiamo. Prossima volta... Faccio, scommetto sulle giocate, vai, vediamo chi c'è. Signori, qui il livello si alza. Jefferson Gomez Pessoa, 32 anni, calciatore di calcio a 5, professionista. E infatti vediamo un gol meraviglioso. Pam! Il colpo di tacco che si infila là all'angolino. L'ha fatto in partita, l'ha fatto davvero. Eh sì, e beh, ti ho detto, mi porti un giocatore professionista o mi deve fare una rovesciata bendata, un Eurogol di tacco, mi deve fare un golazzo. Sì. E l'ha fatto. Non valeva, forse un altro. Diciamo livello, che però... qua hai voluto tirata. Giocare sul sicuro, hai preso tirata. Un top player. E non è giusto per gli altri che sono tra virgolette dei dilettanti. Capito. Poi il suo gol è meraviglioso, la sua giocata bellissimo, è meravigliosa. Però magari può spronare quegli altri a diventare... Sì, stai alzando un po' troppo il livello, che arrivano... mi fa piacere per quello che commentiamo, però... Ma arrivano veramente... Hai visto che... Sì, sì, ma infatti si è proposto lui, non è che gli vai a cercare tu. No, 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 no. E vabbè... L'ultimo? L'ultimo. Perché l'ultimo? Dulcis in fondo. Ma mettiamone altri due o tre. Non so, decidi tu, no, organizzati con la produzione, la prossima volta la puntata dura di più. No, però ragazzi, il format era quattro giocate. No, non insistete, no, quattro e quattro. Ma mi dici che è il quattro? Sì, scusami. Allora, arriva da Ceccano, Frosinone. Sì, Ciociaro. Ciociaro, uno dei più grandi perché ha 44 anni. Sì. Si chiama Francesco Cicciarelli, è un operaio carrellista, senti un po', sentite, Nel suo paese lo prendono tutti in giro perché non è mai riuscito a far parte di una bella squadra, neanche a livello di dilettantistico. Una bella squadra e punti di vista, ma se ha fatto parte di una squadra e lui faceva parte della squadra era contento, magari per lui era bella, insomma non capisco, adesso l'ha presa in giro, difendo l'amico. Ma no, lui se l'è scritto. Ah, se l'è scritto, sì, lui. Lui mi ha detto questa di lui. Allora, magari gli diamo... Che causa del suo male, allora pianga se stesso, vai. E chiudiamo con il quarto protagonista di questa quarta puntata, Francesco Cicciarelli, 44 anni, da Ceccano, operaio carrellista, tutti lo prendono in giro nel suo paese, ma in realtà, insomma, c'è poco da prendere in giro, avete visto che giocata, chapeau. E basta. Era bella anche era questa bella giocata, tu hai detto 44 anni, avevi un po' schernito come dire, Villarzilla, gli altri erano tutti ragazzini, invece insomma 44 anni ma non sentirli visto. Che ha fatto una giocata che gli possono invidiare anche i teenagers, sì, e quelli che hanno la metà dei suoi, sì, anni. Anche a sto giro, quattro grandi giocate, una tra virgolette più scontata da parte di un giocatore professionista, anche se poi... colpo di tacco, sì, era meraviglioso, era magistrale, gli altri tre invece insomma tutte sorprendenti, tutte affascinanti, ti dico io una mezza idea su chi votare ce l'ho ma sono comunque un po' indeciso, vedremo poi settimana prossima gli amici con i voti, con i like che premieranno. Sai che ti dico, che la farò ancora più bella la settimana prossima. Addirittura? Sì, ciao. Ma non è facile, non è facile, ciao a tutti.